Credo che nella maggior parte dei casi i ragazzi bulli sono coloro che vivono in un contesto difficile, quindi hanno dei problemi in famiglia e riversano il loro odio, i loro problemi nei confronti di una povera vittima. Quindi credo che il problema sia alla radice e sia appunto della famiglia. Ma per contrastarlo ci deve essere un dialogo costante tra famiglia e scuola. A mio parere quello che è più preoccupante è quello telematico, nel senso che molti video non sono considerati a livello di bullismo e sono considerati, diciamo così, un po' di divulgazione della personalità del ragazzo, ma a sua insaputa possono diventare effetti di questo tipo perché il ragazzo diventa vittima inconsapevole anche facendo dei gesti non violenti fisicamente, li fa di fatto contro se stesso quando autorizza o non lo fa autorizzandolo, ma subisce un video di cui non sa l'esistenza. Però non vogliamo stare attenti a non creare come dire, dei mostri, perché se gli diamo l'etichetta di bullo a qualcuno, anche se quello non lo è oppure è stato per mezz'ora, poi lo sarà per sempre perché avrà indossato quella maschera e si comporterà Da male. bullo. Da bullo, dobbiamo cercare di. È una vittima anche lui. Sicuramente anche il bullo, quando lo è davvero, è una vittima di qualche cosa.